Devo chiedervelo, prima di partire scrivetemi nei commenti qual è la squadra che vi ha sorpreso di più in questa Serie A, analizzando anche la classifica, ma lo faremo in questo video. Buon divertimento! Buongiorno. Sì, anche quest'anno esce questo video in cui prendo perennemente insulti, ma anche qualche rivincita, perché sì, è vero, non sono Nostradamus, qualche posizione a inizio anno l'ho sbagliata, di parecchio anche, ne vedremo alcune, però poi altre le ho lette bene, comunque sì, ho fatto analisi e dopo è sempre facile parlare. Mettetevi comodi perché riandiamo ad analizzare la classifica che ho pronosticato a inizio anno, messa in correlazione con quella reale di Serie A. Peraltro lo facciamo nella settimana che ci porterà all'Europeo, all'inizio di Euro 2020, venerdì c'è Turchia-Italia e a proposito Forza Azzurri, ve lo dico con una maglia non banale, quella del 2006, una maglia storica, come molte che potete acquistare anche voi dal sito che vi lascio in descrizione. Peraltro vi ricordo anche con il mio coupon c'è sempre uno sconto aggiuntivo, quindi oltre alla qualità che è indiscutibile mettete anche il mio coupon perché così è meglio. Ma adesso partiamo con un certo entusiasmo e naturalmente partiamo dal basso verso l'alto e quindi dalle retrocesse. Nella mia classifica avevo messo al 20° posto Spezia, al 19° Crotone, al 18° Genoa. Beh, 2 su 3 non le ho prese, perché in realtà sono retrocesse al 20° il Parma, al 19° il Crotone, proprio ho preso anche la posizione, e al 18° il Benevento. Ora, si potrebbero fare tante analisi, perché io per esempio il Benevento l'ho messo al 17° posto, dove peraltro poteva tranquillamente finire se non si fosse dimenticato di giocare il girone di ritorno o se avesse vinto comunque quella partita contro il Crotone. Non ce l'ha fatta, alla fine si è salvato il Toro, il Parma, la vera delusione sostanzialmente, ma questo penso che siamo tutti d'accordo. Non è stato dato tempo a Liverani, che però ci ha messo del suo, poi il ritorno di D'Aversa che ha provato a sistemare qualcosa senza riuscirci, insomma un Parma che ha fatto malissimo e che giustamente addirittura ha chiuso all'ultimo posto. Adesso andiamo su di altre tre, perché giustamente vi parlavo del 17° posto, ora analizziamo le squadre che si sono salvate per il rotto della cuffia o comunque di pochi punti, quindi dal 17° al 15° posto. Nella mia classifica c'erano Benevento, Udinese e Parma. 2 su 3 in realtà sono in B, però ecco, il ragionamento che vi facevo non è troppo lontano dalla realtà. Cioè Benevento, che nella mia classifica al 17° posto, nella realtà è finito al 18°, non l'ho messo al 7° o cose così, quindi insomma l'analisi c'era. Perché poi nella classifica reale al 17° ho chiuso il Torino, con gli stessi punti del Cagliari, che è stata la vera, oltre il Parma, sorpresa di questo campionato in negativo, perché io mi aspettavo molto di più da Di Francesco. Poi possiamo parlare della rosa che non era adattissima, così come lo possiamo dire per il Torino di Giampaolo a inizio stagione. Però c'è il video di metà anno in cui vi spiego tutte queste analisi in modo dettagliato. Andiamo più in alto, dove c'è lo Spezia. Lo Spezia al 15° posto, nella mia classifica ultimo, complimenti, ma complimenti proprio a Italiano, che ha creato un gruppo di ragazzi che ha reso tantissimo, ha fatto giocare bene lo Spezia. Io perché alla fine dell'anno speravo che il Benevento si salvasse e non il Torino? Non sono né del Benevento né del Torino, quindi sono assolutamente imparziale. Perché io prediligo la voglia di proporre gioco. È chiaro che il Benevento nel girone andata lo aveva fatto ed era anche riuscito a portare a casa dei risultati. Nel girone di ritorno una roba brutta dal punto di vista dei risultati, una sola vittoria in casa della Juventus, quindi clamorosa, ma una sola vittoria, mentre lo Spezia ha giocato e ha anche portato a casa i risultati, anche qui più nel girone d'andata che in quello di ritorno, perché poi una flessione c'è stata, lo Spezia ha rischiato, però la salvezza secondo me è meritatissima. Saliamo ancora dal 14° al 10° posto, nella mia classifica c'erano Sassuolo, Sampdoria, Torino, Cagliari e Verona. Nella classifica reale Udinese, Fiorentina, Bologna, Genoa e Verona per l'appunto. Quindi l'Hellas l'ho preso, stagione che ho letto abbastanza bene da questo punto di vista. Però va detto che anche lì, a inizio stagione, quando ho pronosticato l'Hellas, gli insulti piovevano proprio a go-go. Subito una grande cagata. Grazie, cioè, molto bisogna gentile. Portare rispetto. Però io, insomma, finché si parla di critiche e di non essere d'accordo, va bene, perché ognuno ha il suo punto di vista. Non esiste, mi devi chiedere scusa. Questa è una vergogna, tuo pensiero. Per quanto riguarda le altre, la Fiorentina mi ha deluso. La Fiorentina io mi aspettavo molto di più dai Viola, che anche quest'anno hanno trovato l'ennesima stagione di
insomma, fatica, l'ennesima stagione interlocutoria. C'è stata la nota positiva, è stata senza dubbio Vlahovic, perché abbiamo scoperto un potenziale campione. Poi vedremo, dovrà dimostrarlo nel tempo di non essere il nuovo Piontek o di non essere comunque un qualsiasi fuoco di paglia, perché è normale che sia così, è molto giovane e potrebbe perdersi. Detto questo, passiamo nella parte sinistra della classifica. In realtà l'abbiamo già toccata con il decimo posto, che è quello dove era il Verona. Adesso però voliamo dal nono al settimo, perché qui ovviamente le posizioni pesano un po' di più. Io al nono posto ho messo il Bologna, all'ottavo la Fiorentina, al settimo la Lazio, prendendo tante critiche, però poi la stagione, se non per posizione esatta, perché poi la Lazio ha chiuso al sesto posto, però comunque sia, la stagione l'avevo letta abbastanza bene, quindi una Lazio che potesse faticare con la Champions. Inzaghi, che io reputo, ho reputato, perché non è più l'allenatore della Lazio, anzi in bocca al lupo per la nuova esperienza all'Inter, ma avevo reputato il vero fuori classe in casa biancoceleste, l'ho sempre detto, e anche quest'anno ha dimostrato che fosse un qualcosa di reale. Girone di Champions non impossibile, ma gestito in modo impeccabile. La Lazio non ha mai perso una partita, è uscita sia agli ottavi ma con il Bayern Monaco. Non a caso, quando è uscita dalla Champions ha fatto meglio in campionato, ma alla lunga i punti persi nel girone d'andata e un pochino di discontinuità, perché la rosa non era lunghissima, hanno pagato, e quindi la Lazio non si è riconfermata al quarto posto, dove è andato chi meritava, e anche qui ci sono state delle sorprese. Bologna e Fiorentina già analizzate, classifica reale che vede al nono posto la Samp. Complimenti a Claudio Ranieri, che tra l'altro ha deciso di lasciare i blucerchiati al termine di questa stagione. All'ottavo il Sassuolo, che spettacolo il Sassuolo di De Zerbi, in bocca al lupo anche a mister De Zerbi per l'esperienza allo Shakhtar nella prossima stagione, però ha fatto veramente una grandissima cavalcata, che a parer mio avrebbe meritato di concludersi in Conference, a discapito di una Roma che ha lasciato completamente andare nell'ultima parte il campionato per l'Europa League, per i tanti infortuni, per quello che volete. Però la Roma ha fatto di tutto, a parer mio, per non entrare in Conference, non lo meritava. Il Sassuolo sì, il Sassuolo ha fatto vittime illustri, ha chiuso bene la stagione, l'ultimo successo contro la Lazio è stato semplicemente la ciliegina sulla torta di un campionato secondo me perfetto per quelle che erano le potenzialità dei neroverdi. Quindi peccato soltanto di non aver coronato questo con l'Europa, ma alla fine la stagione resta più che positiva. Detto questo, zona Europa League, in cui io avevo messo Napoli e Milan, e ai nastri di partenza mi pento soltanto di aver messo lì il Napoli, perché effettivamente poi, studiando meglio la rosa del Napoli, era una rosa importante. Anche qui, tartassata dagli infortuni, però il Napoli ai nastri di partenza, senza infortuni, avrebbe potuto anche puntare allo scudetto, onestamente. L'Inter superiorissima a tutte, la Juventus troppo discontinua e con molti giovani, il Napoli poteva inserirsi, però anche lì discontinuità, secondo me anche questione di mentalità, fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti, gestione di società più che di allenatore, non perfetta, perché se un allenatore, io lo dico per Fonseca e lo dico per Gattuso, da gennaio, nel caso di Fonseca che era terzo in classifica, anzi ancora prima, io ricordo Roma-Juventus seconda di campionato, se Fonseca non vince è esonerato. Di che cosa stiamo parlando esattamente? E De Laurentiis, che nel caso di Gattuso, mentre sta lottando per la Champions, contatta altri allenatori. Non è facile questo per un mister. Voi mi direte, beh, può succedere. Io vi dico, non deve succedere, perché se tu credi in un allenatore, credi in un progetto, gli dai poi modo di esprimersi. Punto, non c'è né A né B, però fatemi sapere la vostra. Secondo me non capisci di calcio. Se posso pentirmi del Napoli, non mi pento del Milan al quinto posto, perché poi il Milan ha fatto una stagione clamorosa. Ha rischiato nel girone d'andata, ha chiuso in testa al campionato, era campione d'inverno, chapeau anche per il secondo posto alla fine, ma nessuno poteva immaginarla questa cosa, ragazzi. Un po' come lo Spezia che avevo pronosticato al 20° posto e ha chiuso molto più in alto. Complimenti a Pioli, complimenti a una squadra che si è resa assolutamente protagonista di questa stagione, che è cresciuta tanto rispetto alla passata stagione, con giocatori più esperti, che a centrocampo mi ha ricordato Kanté, Kier, leader della difesa, Tomori che si è inserito benissimo, Ibra è anche mancato, no? Però ha fatto bene quando c'è stato, quindi tanta roba in Milan, complimenti, e vedremo che cosa faranno nella prossima stagione in Champions League, ci tornano dopo tantissimi anni e tornano a mio avviso a casa. Ma non andiamo molto oltre, perché poi della zona Champions ne parliamo tra pochissimo. Prima vi leggo la sesta e la quinta reali, che sono state Lazio e Napoli, quindi alla fine il Napoli comunque sia ha chiuso al quinto posto con quel clamoroso Napoli-Verona che ho anche raccontato in diretta in studio a Sport Italia. E quindi,
Per concludere questo video e questa classifica, andiamo a leggere le prime quattro. Nella mia classifica d'inizio stagione c'erano la Roma al quarto posto, l'Atalanta al terzo, la Juventus al secondo e l'Inter al primo. Nella classifica reale la situazione è stata diversa, neanche troppo, ma comunque diversa, perché al quarto posto poi ha chiuso la Juventus, quindi ha fatto peggio di quanto pensassi io. Chi ha fatto peggio di quanto pensassi io? Sicuramente la Roma, ma ne abbiamo parlato prima della Roma. La terza in classifica l'ho presa, che è l'Atalanta, che si riconferma lì, Atalanta che poteva arrivare anche al secondo posto se non avesse perso contro il Milan all'ultima giornata. Secondo posto che è del Milan, mentre appunto nella mia classifica c'era la Juve. Il primo posto invece è anche qui. C'erano state delle critiche a inizio anno, ma io avevo questa convinzione, perché l'Inter era la rosa più forte, aveva la rosa più forte, aveva un anno di esperienza con Conte, la Juve perdeva troppi punti con Pirlo, per quel che concerne Pirlo, che poi ha fatto quello che poteva fare al primissimo anno d'allenatore, e anche per la rosa, che era meno matura dell'anno scorso, ragazzi. Perché se l'anno scorso c'erano molti esuberi, al tempo stesso quest'anno c'erano troppi giovani, in una rosa per certi versi demotivata nei big e in particolar modo in Cristiano Ronaldo a mio avviso, e per il resto la discontinuità, appunto la gestione in alcuni momenti ha fatto secondo me la differenza. L'Inter ha vinto meritatamente dopo un girone d'andata in cui ha sofferto più del previsto, però è un girone a detta di tutti che ha rafforzato i piani di Conte, che poi ha lasciato per motivi evidenti, e qui mi permetto di aprire e chiudere una parentesi. Questo è quello che succede quando fai un qualcosa che non ti puoi permettere di fare in un momento storico difficile come la pandemia. La società a questo punto era costretta, devi ridimensionarti. Stona dopo uno scudetto? Sì che stona, perché erano 11 anni che non vincevi, vorresti iniziare un qualcosa di costante, non puoi. Però poi a quel punto il Conte di turno, che rifiutò la Roma 2 anni fa dicendo non ci sono i presupposti per vincere oggi, io voglio sapere di poter vincere, all'Inter, dopo che ti ha vinto lo scudetto, Conte, che conosciamo tutti, cosa fa? Si gioca le carte un altro anno depotenziando la rosa? Oppure ti dice sai che c'è? Io non rischio la faccia per voi, sono un professionista, ho fatto il mio, me ne vado da vincitore. Secondo me entrambe le parti hanno fatto quello che era più giusto fare, conoscendo poi anche i precedenti e le loro storie. Detto questo però, questo era il mio pronostico, questa tutta la classifica che leggete ai miei lati. Vabbè, qualcosina ho preso, dai, insomma. Vediamo se l'anno prossimo andiamo meglio. Intanto lasciate un like se il video vi è piaciuto, è stato molto discorsivo, ma ritenevo giusto farlo in questo modo. Fatemi sapere la vostra su questa classifica, su questa Serie A di quest'anno. Chi vi ha sorpreso di più? Raccontatemelo nei commenti. E soprattutto vi mando un bacione e buon europeo a tutti. Never give up e bella, ragazzi!